E ritorniamo per metterci in contatto con Angelo Summa, segretario SPCGL Basilicata, che saluto e ringrazio. Ben trovato. Ben trovati a voi, buongiorno. Ecco, lei è intervenuto con un comunicato, dice: il governo Meloni continua a penalizzare il Sud, il decreto primo maggio mette a rischio la tenuta occupazionale, occorre rimettere al centro del dibattito la questione del Mezzogiorno prima che sia troppo tardi. Quali sono i dettagli di questo decreto? Beh, come tutti sappiamo, dal 2020 ha avuto, inizio nel 2021 il decreto, della decontribuzione per le regioni del Mezzogiorno, con lo sgravio dei contributi alle imprese sia di nuovi assunti e sia di tutta la platea di lavoratori assunti da tempo a tempo indeterminato. Era una misura concordata con l'Europa, dopodiché era una misura che prevedeva la sua conclusione nel 2029 e poi prevedeva anche un decalage. Oggi il governo Meloni ha deciso che dal 1° luglio la misura non sarà più in vigore e questo, a mio avviso, a nostro avviso, mette in discussione la tenuta occupazionale di tutto il Mezzogiorno. Quindi sappiamo le difficoltà e i divari che ci sono col resto del paese. È una misura che non solo serve a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, ma è una misura che serve anche a trarre investimenti, come sappiamo che, tra le altre cose, oltre alle infrastrutture, oltre agli investimenti sulle nuove tecnologie, sulle transizioni, c'è anche un problema che resta la competizione sul costo del lavoro, e questa è una misura di forte alleggerimento per le imprese. Lei dice che riguarderà non soltanto il Sud ma anche il Nord. Diciamo, sul Nord il ragionamento che ho fatto nella nota era più riferito all'autonomia differenziata, nel senso che se noi mettiamo insieme il taglio di questa misura sulla decontribuzione al Sud, la ZES unica che non ha ancora un suo profilo, per poter rendere attrattive le nostre aree industriali, e a questo il processo di autonomia differenziata che in qualche maniera spacca il paese, penalizza il Sud, allarga i divari, ma che comporterà nuove strutture, per poter dare azioni alle materie di autonomia differenziata. Come lei saprà, sarà un governo a due, tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e i presidenti delle regioni sulle materie che dove chiederanno l'autonomia differenziata, e questo comporterà inevitabilmente sovrastrutture per poter avere e esercitare quelle deleghe, e porterà anche a un incremento dei costi delle nuove burocrazie amministrative che si verranno a determinare. Nessuno lo dice, ma se una regione, la Lombardia, il Veneto, chi essa sia, concorda col governo di avere maggiore agibilità per una materia delle 23 materie di autonomia differenziata, qualcuno mi dovrà spiegare se oggi queste materie sono attestate allo Stato ed hanno strutture amministrative e burocratiche, insomma, che noi chiamiamo ministeri in modo molto semplificato. È evidente che tu, per esercitare queste deleghe, dovrai avere delle sovrastrutture regionali, quindi si aumenteranno i costi, si duplicherà la burocrazia del nostro paese e si svuoteranno le funzioni e i compiti di quelli che oggi sono attestati ai ministeri nazionali. Cioè, è una materia di una serietà unica che il dibattito, non la sta seguendo con la giusta dimensione del merito. Siamo dentro ormai la propaganda dei titoli, e dietro questa parola di autonomia differenziata si riempie di tanti contenuti vuoti. Questa è la verità. Io credo che il Mezzogiorno deve far sentire la propria voce. Purtroppo, questo è un dato di fatto oggettivo, il Mezzogiorno non ha una rappresentanza politica da molto tempo. Credo che siamo giunti al punto più basso. Insomma, voi che fate informazione con una certa autonomia e con una certa competenza, io faccio fatica a riscontrare deputati, senatori che sono eletti nel Parlamento lucani o del Mezzogiorno. Io non ricordo nessuno che oggi sta attivando un processo politico di partecipazione democratica, di come mettere al centro le questioni che riguardano il Sud. Ricordo a me stesso, il Sud rappresenta il 34% del paese, 20 milioni di abitanti, che non ha voce, e se oggi l'autonomia differenziata ha assunto questa dimensione rivendicativa da parte delle regioni del Nord, è soprattutto per assenza della rappresentanza politica del Mezzogiorno.
Eppure, segretario, le politiche, diciamo, messe in campo negli ultimi decenni, certo, diciamo così, non hanno invertito quel dato che è l'aspetto più palese a tutti e più simbolico e sintomatico di tutti, che è lo spopolamento delle aree del sud, la Basilicata in primis. Ecco, non per difendere alcuna politica, ma diciamo così, le ultime politiche industriali non hanno, diciamo così, creato una inversione di tendenza rispetto a questo dato. Ma non ce ne sono, ma anche qui io la invito, insomma, a un emittente così importante per il nostro territorio, ad aprire un dibattito su questo nei prossimi giorni, settimane, quando riterrete. Ma lo spopolamento non è, voglio dire, conseguenza, voglio dire, di centralismo, nazionale di governo e quindi una funzione decentrativa, voglio dire, possa determinare maggiori risorse al sud. È proprio il contrario. Se noi, voglio dire, dovessimo operare con le nostre risorse, noi non avremmo, voglio dire, quell'aggiuntività di risorse per poter garantire i nostri servizi. Cioè, mi spiego meglio, tutto il progetto di autonomia differenziata nasce da un assunto, che le regioni del nord vogliono mantenersi il loro residuo fiscale. Né Bardi né nessuno nella campagna elettorale, né chi si è candidato del centro-sinistra, ha spiegato questo. Con molta superficialità si dice che si è contro, ma il punto vero è che le regioni del nord, voglio dire, stanno portando avanti questa battaglia perché vogliono mantenersi una parte del loro residuo fiscale, che è il loro PIL. E se noi andiamo a vedere il PIL della Basilicata, il nostro residuo fiscale sarebbe pari a nulla, non avremmo le risorse per garantire scuole, istruzione, sanità, infrastrutture. Che poi negli anni noi registriamo un deficit con le altre regioni del nord, beh, quella sta dentro la discussione che le dicevo prima, che il Mezzogiorno non ha rivendicato, che i divari sono aumentati, e se lei guarda le infrastrutture lucane, credo che nessuno ha fatto nulla negli ultimi 30 anni, sia di sinistra che sia di destra, perché se l'unica arteria importante è la Basentana, che è stata fatta negli anni 70 e oggi è ancora in fase di ammodernamento, cioè una domanda ce la dovremmo fare: se abbiamo un'alta velocità che sia verso Bari e sia verso Taranto, sia verso Potenza, noi ci dobbiamo mettere 2 ore, un'ora e mezza per raggiungere 80 km. È evidente che l'isolamento della Basilicata e il suo spopolamento è innanzitutto, voglio dire, deriva da questi fattori. Io credo che le infrastrutture e il divario infrastrutturale è una delle regioni che mette la Basilicata in una condizione, voglio dire, di grande difficoltà, pur avendo una posizione geografica, voglio dire, che è abbastanza centrale nel Mezzogiorno. Quindi servizi, istruzione, sanità e politiche industriali sono gli elementi. Poi, in questo tempo difficile in cui si somma le difficoltà dell'automotive e, voglio dire, la transizione ecologica che ci metterà in una condizione di non avere più l'aggiuntività delle royalty da qui al 2037, è evidente che se tu in 30 anni non hai utilizzato quelle risorse per costruirti uno sviluppo alternativo al petrolio, tutti questi nodi non affrontati per tempo in passato, voglio dire, li pagheremo Certo. tutti quanti. Quindi, quando dico prima che sia troppo tardi, questo è il dibattito che dovremmo mettere al centro della discussione, con grande serietà: come utilizziamo i fondi comunitari 21-27, che sono 1 miliardo di euro, come utilizziamo l'aggiuntività delle risorse delle royalty da qui al 2030, con quali vincoli, e non certamente con i bonus che sono, voglio dire, interventi a pioggia per comprarsi il consenso e negare il futuro. Queste sono per me le valutazioni con le quali ci vorremmo confrontare. Poi abbiamo una popolazione che invecchia, oggi rappresento, voglio dire, i pensionati, ma è evidente che la domanda di bisogno di salute e di assistenza sarà sempre maggiore. Noi ci Certo. troveremo una curva in una regione che invecchia, che ha bisogno di più risorse per dare assistenza, e allo stesso tempo si spopola. E quando tu ti spopoli, dato che i trasferimenti dello Stato sono fatti in quota capitaria, noi avremo sempre meno risorse. Un esempio tangibile è quello della sanità. Se oggi abbiamo un fondo sanitario di 1 miliardo e 100 milioni su una popolazione di 540 mila abitanti, se noi scendiamo a 400 mila abitanti, quelle risorse della sanità si ridurranno a 800 milioni, a 800 milioni. Quindi
È evidente che tutti mancheranno 200-300 milioni e se a questi aggiungi che ti mancano le risorse per la mobilità passiva, perché le tue strutture sanitarie non danno quella qualità assistenziale, mettendo insieme tutti questi fattori, qualcuno mi deve spiegare come si mantiene una tenuta, vuole dire, di questa regione. Quindi Segretario, grazie. questi temi vanno affrontati adesso, non domani. Grazie per le sue riflessioni, segretario. Grazie per essere stato con noi.